Zombie apocalypse. Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Quest'oggi abbiamo un video davvero davvero molto ricco. Infatti, oltre ad avere i 3 if della settimana scorsa, abbiamo anche 3 if di questa settimana e i 20 if mensili da aprirci. Come possiamo vedere, abbiamo un Team of the Week davvero davvero molto interessante. Infatti abbiamo quel terzetto lì d'attacco, Mertens, Higuain, Cavani, che non sarebbe davvero niente male da trovare, ma anche giocatori come Fernandinho e Kolasinac sono abbastanza interessanti e possono sicuramente valere qualcosa. Dunque, direi di andare immediatamente a riscattarci i nostri premi. Ed eccoci nel mercato, abbiamo riscattato i nostri premi. Andiamo subito ad aprirci il primo pack da 100k. Vediamo che si illumina, sono lavagne. Vediamo, Portogallo e di Bernardo Silva. Quando c'è il Portogallo c'è sempre quella minima speranza, ma figuriamoci se poteva mai essere Cristiano. Andiamo a vedere cosa c'è qui dietro. Horn, Deulofeu, Mutinho. Niente di che. Direi di passare rapidamente al pacchetto con Trey. Eccoci con il primo pacchetto da 3 if. Speriamo davvero in qualcosa di buono qui, perché i crediti ci farebbero comodo. Anche questo si illumina. Vediamo, Spagna e di Sarabia. Male, questo è brutto. Vediamo se c'è almeno un Kolasinac dietro, che potrebbe comunque valere qualcosa. Niente, Dembélé e Young. Primo pacchetto dei 3 if andato, diciamo, veramente male, ma veramente tanto. Andiamo ad aprirci il secondo. Ed eccoci qui con il secondo pacchetto da 3 if. Speriamo qui di rifarci, visto che il primo non è andato per niente bene. Sono lavagne. Diamo la bandiera francese. Mandanda. Meglio di Sarabia, però bene non è. Vediamo se qui abbiamo un Kolasinac o anche un Fernandinho, visto che pari overall di Mandanda. Altrimenti anche questo è stato un po' un flop. Sì, c'è Kolasinac. Va bene, allora abbiamo fatto un 100k almeno con Kolasinac. Non male. E infine, eccoci qui con l'ultimo pacchetto, quello con i 20 if del mese. Dunque lo andiamo ad aprire. Anche qui lavagne assicurate. Vediamo la bandiera Spagna. E se no, Iniesta. Iniesta, maledizione, avevo già visto De Gea. L'avevo già visto. Fatti il balletto, Iniesta. Fatti il balletto, che tanto te ne vai in qualche SBC. E vabbè, andiamo a vedere dietro cosa c'è. Handanovic, non è male, buono. Anche Goretzka. Zaha. Ma diciamo che non mi posso lamentare, anche se il top non ci è uscito. Però ci sono giocatori interessanti. Andiamocelo a vedere tutto. Alessandrini, anche non è male, buono. Così posso utilizzarlo al posto del mio e recuperare dei crediti. Niente, dai, poteva andare meglio, ma non è andata male. Sì, non posso far altro che salutarvi, arrivato a questo punto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Magari la prossima volta avremo anche un po' di fortuna in più. Quindi vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!